Siamo nel 1905, siamo nel convento di Sant'Elia a Pianisi e c'è un documento che ritrovate nell'epistolario di Padre Pio, di suo pugno sottoscritto, dove lui per la prima volta sperimentò il fenomeno della bilocazione e scrive: «Mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, erano circa le ore 23, mi trovai lontano in una casa signorile dove il padre moriva mentre una bimba nasceva. Mi apparve allora Maria Santissima che mi disse: "Affido a te questa creatura. Come sarà possibile se io sono ancora un povero chierico e non so se un giorno avrò la fortuna e la gioia di essere sacerdote? Ed anche se sarò sacerdote, come potrò pensare a questa bimba essendo io molto lontano da qui?" La Madonna soggiunse: "Non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai a San Pietro." Dopo di ciò, scrive Padre Pio, mi sono ritrovato nuovamente in coro. Ebbene, la bimba si chiamava Giovanna Rizzani. Incontrerà Padre Pio in un pomeriggio dell'estate del 1922 nella Basilica di San Pietro a Roma. Si confesserà da lui. Chiaramente Padre Pio era a Roma in bilocazione. Il padre a San Giovanni Rotondo la incontrerà nell'estate del 1923 e la vestirà terziaria francescana, dandole il nome di Suor Jacopa. E poi, nel corso delle settimane e dei mesi, vi racconteremo anche il perché.